Se avete fatto delle indagini per capire quello che è successo e per capire se c'è il rischio che succeda ad altri autobus, visto che sappiamo che sono un po' vecchiotti e che allora, non se la passano bene. Abbiamo sicuramente avviato un'indagine per capire, poi ripeto, c'è da dire un fatto, noi abbiamo trovato un parco mezzi che ha un'età media tra gli 11 e i 13 anni, allora quello che abbiamo fatto immediatamente è stato mettere in strada oltre 200 mezzi, impegnare 167 milioni dell'amministrazione capitolina per comprare 600 bus che arriveranno da qui ai prossimi 3 anni. E stiamo veramente facendo di tutto per cercare di recuperare una situazione che da anni era bloccata, ma del resto una società che ha 1 miliardo e 300 milioni di debiti, un parco mezzi vecchissimo a fronte di società altre che hanno come dire, mezzi che hanno 4, 5, 6, 7 anni. Abbiamo visto Parentopoli che ha aggravato di costi questa azienda, abbiamo visto gare fatte acquistando al doppio del prezzo di mercato i pezzi di ricambio. Cioè io sono pronta ad assumermi tutte le mie responsabilità e me le sto assumendo, però che se le assumano anche i capaci di prima che ci hanno lasciato un'azienda a pezzi, veramente un'azienda a pezzi, perché bisogna essere un po' onesti intellettualmente. Allora, quello che stiamo facendo lo facciamo proprio per ricominciare a far partire questa azienda. È evidente che tra l'altro lo stesso presidente e il consiglio di amministrazione stanno investendo molto anche sui sistemi antincendio. Tutto quello che si può fare lo facciamo. Quando dice i capi di prima, si riferisce ai sindaci del passato, ai capi ai presidenti dell'azienda? Tutti quelli che l'hanno gestita nel passato, guarda. Quindi parliamo dell'azienda? Parliamo dell'azienda, parliamo della politica che evidentemente ha lasciato che l'azienda andasse per conto proprio, no? Ma nel frattempo i romani possono stare tranquilli quando salgono sugli autobus? I romani sanno che questa amministrazione sta facendo di tutto per far sì che questa azienda possa tornare ad essere un'azienda di livello nell'ambito della mobilità. Grazie.